un commento sulla decisione del Senato di ieri su Salvini, suo successore, sul caso Gregoretti. Diciamo, era senza suspense, però è un caso in cui forse... Ha ragione lei, nessuna sorpresa. Per me era importante che si dimostrasse un principio a cui io tengo particolarmente, e cioè che nessuna persona, qualunque funzione svolge, è al di sopra della legge. Poi nel processo ognuno farà valere le sue ragioni e Salvini farà valere le sue ragioni, e tuttavia l'idea che qualcuno, perché ha un ruolo, una funzione, in questo caso il ministro dell'interno, non debba essere sottoposto alla legge, per me è un'idea sbagliata. E ieri il Senato ha confermato questo principio elementare. Avrebbe votato anche lei a favore? Io avrei votato a favore, ma io avrei votato anche a favore sulla vicenda di Ciotti. Sinceramente pensavo anche che la Lega, anziché abbandonare l'Aula, avesse mantenuto l'atteggiamento avuto nella giunta per le autorizzazioni a procedere, nel momento in cui ha votato sì. Non dimentichiamoci mai che la Lega nella giunta per le autorizzazioni a procedere ha votato sì. E mi sembrava l'assunzione di una responsabilità, e cioè l'idea, pur nel merito, contestando le decisioni del magistrato, noi siamo in condizione di dire che nessuno è al di sopra della legge. Invece ieri hanno abbandonato l'aula, dimostrando, se mi consente, che su queste questioni di principio si è giocata una partita che sa molto di strumentalità e non di questione di principio. Però le posso chiedere se non è un caso in cui comunque la politica, come scrive per esempio Marcello Sorgi sulla Stampa oggi, la politica è sottomessa ai giudici. Vede, questa è una discussione antica. Io penso che bisogna avere un giusto equilibrio nella separazione dei poteri. Penso che in alcuni momenti sia affidato alla magistratura una funzione di supplenza che la politica non era in grado di fare. Noi abbiamo avuto momenti drammatici nella vita del nostro paese, penso per esempio a Mani Pulite, quella è stata una vera funzione di supplenza. A un certo punto il sistema era talmente bloccato e la magistratura ha spazzato via un sistema. In quel caso si è svolta una funzione di supplenza che manifestava una paralisi della politica. C'è ancora bisogno di questa supplenza come all'epoca? No, vede, c'è bisogno di un controllo reciproco. Nel senso che in una democrazia la separazione dei poteri è esattamente questa. E cioè c'è un potere giudiziario che è separato dal potere legislativo e dal potere esecutivo. Bisogna rispettarlo nel momento in cui, appunto, un potere giudiziario dice che vuole capire quello che ha fatto il potere esecutivo. Il potere esecutivo è disposto a dire con grande chiarezza che dimostra di avere le sue carte e di giocarsi le sue carte. Non si sottrae al processo. Capisce qual è Capisco il problema. Qual è il suo il punto è cruciale. Non significa in alcun caso, in questo caso, abdicare a un ruolo e una funzione. Anzi, è un approccio superiore. Nel momento in cui qualcuno vuole capire, tu ti dimostri di non essere al di fuori della legge. Senta, e questo non chiedere, è consentito però, a nessuno in un paese democratico, per essere molto chiari tra di noi. La Lega.